Siamo con Luca Guicciardi, tecnico del Sermide. Allora Luca, che cosa abbiamo visto del tuo Sermide all'inizio del girone di ritorno? Abbiamo visto un Sermide del primo tempo bruttissimo, senza voglia, senza determinazione. Alla fine del primo tempo, uno spogliatoio, mi sono fatto sentire e la reazione dei ragazzi al secondo tempo è stata meravigliosa. Abbiamo attaccato per 45 minuti senza subire un tiro in porta, a parte una punizione all'ultimo secondo che il portiere Pedrazzi ha parato, però io penso che questa vittoria sia meritata, perché i ragazzi, anche il primo tempo avevamo creato due occasioni con due belle parate e la prima occasione noi, sfortunati come l'anno scorso, prendiamo gol subito. La parata di Pedrazzi, non dico che valga un gol da sola, ma quasi. La parata di Pedrazzi vale un gol, era alla fine, però tutta la squadra ha reagito, abbiamo visto tutti con cattiveria, con la fame giusta, perché come ho detto alla fine del primo tempo, se non mettiamo cattiveria e umiltà non riusciamo a fare punti, e questa è stata una partita che ci può dare carica per continuare il nostro campionato già a partire da domenica, un'altra partita in casa con l'Iveco che sarà dura, ma ci metteremo tutto quello che possiamo metterci. Con Roberto Perboni, tecnico del Villimpenta, analizziamo questa sconfitta che, per come si è messa la partita, deve bruciare molto. I suoi ragazzi a noi sono piaciuti. Ma il primo tempo l'abbiamo fatto molto bene, potevamo finire anche la partita con un risultato il primo tempo con un risultato diverso. Poi nel secondo tempo il Sermide è uscito con un po' più di grinta e ci ha messo sotto, siamo andati in difficoltà e il secondo tempo l'hanno fatto loro. Anche se però secondo me, a mio avviso, sono preso sono giusto. Ripeto però, abbiamo fatto un buon primo tempo, ma il secondo tempo la squadra praticamente non è scesa in campo.